zombie apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video Chiacchiericcio, seconda parte. Come state? Spero bene. Allora, questo è un video vi faccio vedere altri acquisti che ho fatto qualche giorno fa, e quindi nulla, sentirete tutto di più in questo video, ma non me ne può fregare meno. Quindi voglio un po' di compagnia sia da parte vostra che anche da parte della TV, ma vabbè, ci sono i cani sottofondo, chi se ne frega, pigliatelo così per come viene questo video. E niente, quindi se così il video vi piace, mettete un bel pollice in su per supportarmi, un bel commento e iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi miei video aggiornamento. Comunque andiamo avanti e ci vediamo dopo. Come acquisto, appunto, ho comprato questo qui, questo pantalone qua. Allora, è così, non passa neanche nell'inquadratura, però è un bel, non so se tirellino, non so neanche come chiamarlo, ma è fresco. L'ho scelto mia nonna perché ha capito quasi quasi i miei gusti e mi piace davvero un sacchissimo, molto bello, molto fresco e comodo, confortevole, direi. Anche al tatto sembra confortevole. Non so, non so se l'ha presa in piazza dai cinesi, però è sempre bello. Poi abbinato al pantalone, ops, aspettate. Allora, ho preso questa maglia qui, non so cosa si possa vedere. Davanti, dietro è fatta così, vedete? Dietro è fatta così. Scompare il mio viso, ma vabbè. Questa è la maglia. E davanti è fatta così, eccola qua, vedete? È bellissima, adoro, mi piace troppo, un casino. E questo sono i suoi disegni, la fantasia che ho avuto, che mi ha scelto mia nonna, è questa per vestirmi un po' così leggera d'estate, bellissima, per quest'estate, diciamo, molto bella, vedete qua i dettagli, bellissimi, mi piace da matti. E nulla, non c'entro niente se non che a rivedere questi mini acquisti. L'altro video ho fatto vedere tutto ciò che devo far rivedere, tipo, che ne so, lo smalto che tra poco applicherò, non subito, non so quando lo applicherò perché sono molto pigra in questo periodo, cioè questa settimana mi sono resa abbastanza pigra, quindi non so quando riuscirò a non so quando riuscirò ad applicarmi lo smalto, ma presto riuscirò a applicarmelo. E niente, poi cos'altro dirvi? Per quanto riguarda questo video di chiacchiericcio, mi ho applicato la crema della protezione solare, non quella di viso, ma quella per il corpo, ed è un'altra, aspettate un secondo. Questa qui, questa è bellissima, bellissima. Che sto dicendo? Vabbè, scusate se ogni tanto farnetico, però capite bene che sono un po' stanchina in questo caso, ma devo resistere, resistiamo ragazze, resistiamo. E niente, allora, questo packaging dall'aspetto attraente, come si può dire, ma vabbè, no. E allora, Capital Soleil, vabbè, c'è scritto così, nell'età contraria, però, perché nel senso che voi lo vedete alla rovescia, però io lo vedo al dritto e c'è scritto così. Comunque, Vichy, protezione solare 50+, e niente, è al latte, una crema al latte, face body, faccia e corpo, tutto lì, e 300 ml di prodotto, non si vedrà mai. Vi giuro che non si vedrà mai una mazza, però questo è quanto, questo è quello che vi sto facendo vedere io, ovvero quanto viene dentro di crema. È vero, un bel flacone, un bel boccettone, bello gigantesco pure, non so cosa si possa vedere dalla telecamera, ma questo è. Poi, qua ne indica 289 grammi per un paio di 12 mesi, vabbè, io l'ho aperta pochi giorni fa perché ancora non l'avevo utilizzata, lo sto utilizzando in questi giorni di mare
poi chissà quando la rivedrò, magari l'anno prossimo, speriamo di no, che vado tutti i giorni al mare, almeno quest'anno, ma la vedo dura perché ci sono delle volte che non c'ho voglia, ma devo andarci perché mi fa bene sia alla schiena che alla pancia, come si può dire, già che devo scivolare di peso, perché devo scendere di peso e devo farcela, perché sinceramente sono troppo. Non ti voglio dire cose che poi mi fanno body shaming, non mi sembra il caso, però è la verità, ragazze. Sì, io mi piaccio così come sono, però sinceramente vorrei scendere un po' di peso. Voi direte, ma stai mangiando poco o tanto? Sto mangiando, ma dovrei un po' regolarmi, diciamo la verità, dovrei regolarmi e non lo faccio, quindi mastico l'essenziale del cibo, ma non lo trito abbastanza. Voi direte, oddio che schifo, cosa ti sto dicendo? No, ragazze, un medico che mi ha visitato l'altro giorno ha detto, ma tu non mastichi il cibo. Ha capito bene, ha indovinato bene. Infatti, dovresti masticare il cibo. So che è brutto a dirsi, però se tu non mastichi bene il cibo, non ci siamo, non ci siamo, perché? Per il semplice motivo che non va bene, perché più ingrassi, più stai male. Dovresti scendere di peso e poi ne riparliamo alla prossima visita che alla prossima visita, appunto. Vabbè, non voglio entrare troppo nei dettagli, però questo è quanto. Allora, ragazzi, comunque, questa crema mi piace. È un po' appiccicosina, ma è morbida al tatto sulla pelle. La textura è morbida sulla mia pelle, però sul mio pH di pelle. Però, boh, la trovo appiccicosa, però mi piace. Se non volete stare delle ore a spalmarvela, perché vi dico anche un po' una cosa, un'accortezza che ho constatato io. Fa la scia sulla vostra pelle, fa la scia. Ma se siete di quelli che amano la scia, fate voi, come si può dire, fate voi. Non è un problema, ma io odio la scia, ma me la metto. Voi direte, ah, odio la scia, però te la metti. Sì, perché mi voglio abbronzare, ovviamente non mi voglio scottare, quindi scia uguale non scottamento, perché sennò se mi scotto divento una lucertolina e non mi va. Già, niente, ragazze, questo era quello che volevo dirvi fino adesso. Tra acquistini che mi ha fatto mia nonna per me, che vi ho fatto tanto vedere, e questa qui che sto utilizzando da quando l'ho aperta, perché era le mie scorte beauty scoperte del mese. Questa è un'altra delle scoperte del mese, perché non so dove ce l'avevo, forse nella borsa da mare, forse nelle mie scoperte beauty, non ne ho idea. Sì, comunque lì l'ho trovata, da qualche parte l'ho trovata, non ricordo dove, ribadisco, ripeto. E quindi nulla, l'ho voluta riprendere, non l'ho acquistata. Appunto, non so il titolo che uscirà fuori da questo video, però che vedrete, leggerete da questo video. Però ci tengo a precisare che l'ho appena aperta. L'ho aperta in questi giorni di inizio estate, sì, per potermela portare al mare. L'ho portata al mare, non l'ho messa più volte, ragazze, perché anche lì mi scocciavo. Sinceramente mi andava a noia, mi annoiavo a metterla ogni 2x3. L'ho messa una volta a casa e ciccia e va bovis, appunto, e va boh. Quindi nulla, ragazze, questo è tutto. L'altro video che ho fatto, avete visto che non l'ho fatto con lo Xiaomi, ma l'ho fatto con questo, ops, con questo telefono, e vabbè. E niente. Non mi chiedete il prezzo di questo perché non lo so di questi. Comunque, nulla. Mettete un bel like di supporto, commentate, iscrivetevi alla campanella e seguitemi su Instagram. Ciao!